Samuel Di Carmine si porta a casa il pallone della partita, per te è la prima tripletta in Serie B, immagino tanta gioia, tanta soddisfazione. Sì, è la prima tripletta e sono contentissimo perché per un attaccante è una cosa bellissima, il gol e tre ancora di più. Senti, tra l'altro tu quando vedi l'Avellino punisci sempre, colpisci sempre. Negli ultimi anni la squadra mi porta fortuna, quindi sono contento di questo. La partita, l'Avellino sembrava poterla affrontare con più convinzione, voi invece anche complice un modulo molto offensivo avete subito innestato la quarta, poi la quinta, grandi ritmi, grandi giocate lì davanti e non avete lasciato scampo a nessuna reazione. Beh, sicuramente l'Avellino è una squadra forte, noi arrivavamo in un momento, eravamo un po' con molte assenze, siamo stati bravi mentalmente a prepararla perfettamente e si è visto subito che proviamo a vincere con il nostro atteggiamento, abbiamo fatto una partita bellissima. Siete una squadra molto tecnica, ricordo anche la partita d'andata con grandi palleggiatori, poi quando andate forse sotto ritmo la partita non è a ritmi altissimi imposti dall'avversario, vi esprimete forse ancora meglio. E sicuramente per una squadra come noi che gioca a pallone i ritmi sono fondamentali, noi riusciamo a tenerli alti, bassi, a cambiare una partita e quindi le altre squadre a correre fanno fatica. Il Perugia dà sempre la sensazione di poter fare quel passo in più in zona playoff per accreditarsi, no? Verso posizioni più importanti, però poi arrivano anche momenti di flessione, è la volta buona per cambiare definitivamente passo? Sicuramente il campionato è lungo di B, le squadre sono tutte a quel livello là, noi siamo una squadra che ci crede, si diverte insieme, dobbiamo essere più bravi negli episodi a vincere perché da qui alla fine ci sono tanti scontri diretti e noi ci crediamo. Come tasso tecnico siete sicuramente tra le primissime. Ti passo lo studio, le domande dallo studio di 8 Channel. Allora sì, Di Carmine, buonasera, vado io con la prima domanda, poi la passo la parola al mio collega. Allora, vi aspettavate questo Avellino e dove il Perugia ha vinto la partita? Innanzitutto buonasera, ma noi ci aspettavamo una partita difficile. L'abbiamo preparata con aggressività, cercando nei primi minuti di fare il meglio possibile. Avendo fatto gol subito, la partita è stata in discesa e ci sono creati molti spazi e quindi poi è stato tutto più facile. Ciao Samuel, buonasera. Voi siete una squadra che giustamente cura tantissimo il palleggio. Oggi il fatto che l'Avellino ve lo abbia, diciamo, permesso in maniera più o meno facile, pensi che abbia favorito le vostre ripartenze, specialmente quando Guberti ha fatto tantissimo e ti ha mandato quasi sempre in affondo? Beh, sicuramente sì, poi erano molto alti, erano soprattutto il primo tempo c'erano tanti spazi e potevamo fare più gol, potevamo fare. Va bene, perfetto, grazie. Probabilmente ad Avellino un passivo così pesante non l'avevano mai incassato. Il merito è anche di Samuel Di Carmine che ringraziamo. Grazie Samuel, ancora un'inquadratura al pallone. Va bene Sonia. Grazie. Benissimo.